Eccoci qua ragazzi, benvenuti ancora al canale Roberto Gadiri Channel, ovviamente sempre qui, stand a Viareggio, Fiera FIFA 4x4, siamo in compagnia di Luca Rossi. Luca Rossi, Luca, cosa fai di bello Luca? Ti vedo una camicia super figa, camicia bianca con sta roba bella FIFA, Federazione Italiana Forestale, istruttore, raccontaci un po' dai. Beh, io ho il privilegio di essere il direttore della scuola federale della Federazione Italiana Fuoristrada. È una delle scuole, la scuola più importante di guida sicura in off-road che c'è in Italia. Ha 40 anni di storia questa scuola. Nata ieri. È maggiorenne da poco. Allora, quindi fammi capire bene. Quindi c'è delle persone sotto di te. Chi sono gli istruttori? Quanti istruttori sono a quel punto? Bene, parliamo di circa 200 istruttori e assistenti. Mamma mia. Istruttori di pista, diciamo. Pista sempre fuori strada, però? Sempre fuori strada. La nostra attività fondamentale è quella di curare la guida sicura in off-road. Bene. Quindi sia sotto il profilo tecnico, quindi della capacità di guida, sia della sicurezza, ovviamente, che non può mai essere sottovalutata. Bene, parliamo un attimo di questa scuola. Questa scuola si estende solo in Toscana, si estende in tutta Italia? Assolutamente, la scuola è una scuola nazionale, quindi i nostri istruttori sono presenti in tutto il territorio nazionale. La sede della scuola, la sede diciamo ufficiale, è a Modena, perché a Modena c'è la sede della Federazione Italiana Fuoristrada, ma gli istruttori sono disseminati sul territorio nazionale e facciamo corsi di guida off-road per appassionati, per tutto il mondo degli appassionati del 4x4, ma facciamo anche corsi di guida sicura professionali, quindi dedicati a enti pubblici e privati che hanno dei driver che utilizzano il mezzo 4x4 per motivi di lavoro, fondamentalmente. Che bello! Fammi capire un attimino bene, io ho un fuoristrada, vorrei cominciare a entrare nel mondo dell'off-road guidando in un certo maniera. Sono magari nel Piemonte, come faccio? Devo venire per forza a Modena o c'è anche... Ci sono delle piste anche in Piemonte che voi organizzate, degli eventi? Assolutamente. Se tu contatti federazione, puoi entrare in contatto con federazione in tanti modi. Il modo più classico è quello di approcciare un club. Abbiamo centinaia di club disseminati in tutto il territorio nazionale, che sono dei club di appassionati del mondo del 4x4. E se tu entri in contatto con questi club e vuoi fare un corso, ovviamente viene indirizzato sulla scuola federale, che organizza in tutte le regioni d'Italia, in tutte le province, ovviamente non tutte le settimane, chiaro. E organizzano dei corsi, e i corsi di guida sono ovviamente dei corsi teorico-pratici, quindi c'è una parte di teoria che viene fatta in aula e poi una parte di guida che viene fatta ovviamente su percorsi non preparati, percorsi tracciati in corso. Esatto, tra l'altro, ma se io ho il mio fuoristrada posso venire sul mio fuoristrada per questo corso? Assolutamente sì, anzi... diciamo che è un po' la regola, normalmente al corso di guida sicura in fuoristrada si va con il proprio veicolo. Nel caso in cui tu non disponi di un veicolo, allora diciamo te ne può essere messo uno a disposizione, magari noleggiandolo si trova una formula, così che tu possa completare il corso. Però diciamo, la base normalmente è che vieni già col tuo veicolo. Certo, chiaro. Quindi allora... gli istruttori sono anche in grado di, come dire, farti vedere quali sono le potenzialità del tuo veicolo, non solo della guida in genere. Tra l'altro, come hai detto, va bene, perché purtroppo sei benissimo, visto che tu non hai più i capelli come me, ma ce li hai comunque bianchi, quindi dopo tanti anni di esperienza sai perfettamente che il mondo dell'off-road è completamente cambiato. I mezzi non sono più come una volta, fuori strada una volta, quindi magari potrebbe esserci anche delle limitazioni a livello proprio anche di far fuori strada. Quindi tu, come concetto di fuori strada, intendi tutto il fuoristrada compreso i mezzi storici, i mezzi nuovi, cosa ne pensi di queste modifiche, di queste diciamo nuove auto che sono non più fuoristrada ma sono sub? Quindi molta gente mi dice, ma Roberto io vado a fare, ho la mia macchina, ma sai, non ho neanche il 4x4, è tutto elettronico, ma io è meglio che non venga a fare fuoristrada. Ma invece si può fare. Ma invece si può fare, assolutamente si può fare. È chiaro che ci sono state delle modificazioni tecniche, c'è stata un'evoluzione, ci sono ancora moltissimi appassionati che utilizzano veicoli classici, che sappiamo, che assolutamente mantengono tutto il loro valore, ma non si poteva, e la scuola federale non poteva non tener conto del progresso tecnico, sia nell'aggiornamento dei nuovi istruttori, sia nell'adeguamento delle tecniche di guida ai nuovi veicoli. L'elettronica che per tanto tempo, sai, se tu parli con un vecchio fuoristradista, la prima cosa che ti dice è che è meglio che non ci sia l'elettronica, tutto quello che non c'è non si rompe. Queste sono ovviamente
delle regole, voglio dire, che sono state considerate regole d'oro per tanto tempo, ma continuare a pensare in questo modo è limitante, perché invece l'elettronica ormai fa parte dei veicoli di 4x4, l'evoluzione dei veicoli ha preso una certa strada e non se ne può non tener conto, ma e questo è l'aspetto interessante, sia i veicoli 4x4 sia anche quelli che tu definivi super, giustamente ce ne sono ormai moltissimi, super, crossover, c'è ormai un panorama incredibile di veicoli che sono paradossalmente adatti al fuoristrada molto più di quello che si crede. È chiaro che tutto va poi rapportato al veicolo che ci abbiamo, ma questa è un'esperienza che tante volte, come dire, stupisce. Per esempio nei sub, no? Questa è una cosa classica, tu organizzi magari un corso di guida, perché esistono dei corsi di guida fuoristrada anche dedicati ai sub, no? E certo, perché magari non potranno affrontare un percorso, come dire, estremo, questo è evidente, perché poi ci sono anche problematiche legate alla carrozzeria o certo, all'altezza, è chiaro, esatto. Oppure proprio a limitazioni nella trazione. Ma la cosa che più spesso viene detta a fine corso è che gli stessi proprietari dei veicoli che partecipano, cioè, io non immaginavo che il mio veicolo potesse fare tanto, perché fa molto di più di quello che uno si aspetta, soprattutto se viene spiegato come utilizzarlo, come sfruttare l'elettronica, come sfruttare bene, ottimo, è veramente interessante, perché anch'io un po' arrivo dalla scuola un po' vecchia scuola, no? Come si può dire, è un problema di capelli, diciamo. Sì, l'ho perso anch'io, non in fuoristrada fortunatamente, e effettivamente anch'io sono un po' rimasto su alcuni veicoli dove li ho avuti tanti, soprattutto i Suzuki, dove sono amante proprio del marchio Suzuki, e l'ultimo mio Suzuki è stato un Samurai, dove avevo i ponti rigidi, potevo fare il twist, potevo fare tante cose. Quello che magari non posso fare, come per esempio col nuovo Vitara o alcune cose, non mi vado neanche a immaginare. Poi adesso tu mi hai aperto un mondo, perché magari col mio Vitara nuovo, quattro ruote motrici, chiaramente non farò quello che potrò fare con il mio Samurai che facevo, però posso cominciare a entrare dentro anche nel settore dell'off-road, magari un po' più limitato, però posso entrare. Molta gente magari pensava, ma no, ma tanto vado a farmi il giro, chi se ne frega, invece ci sono le scuole per fare questo. Ti dirò di più, che ormai fanno parte del mondo del 4x4 anche i veicoli ibridi. Sì. Questa è un'altra bella novità. Tu devi immaginare che, per esempio, qui nelle nostre aree experience abbiamo molti veicoli ibridi che stanno girando sulle nostre piste, sia 4x4 che sul percorso dedicato ai sud, per esempio. Tra l'altro, parliamo adesso della fiera di oggi, è iniziata ieri, con inaugurazione alle 11.30, area Expo, dove siamo anche noi, e poi c'è l'area experience. Un po' dell'area experience. Allora, innanzitutto, le aree experience sono due. Okay. E questo è già un elemento importante. Sono localizzate fondamentalmente nel comune di Massaros, che si chiama Viareggio, e quindi nel comune di Viareggio è stata realizzata questa bellissima area espositiva, mentre invece nel comune di Massarosa, che è veramente più vicino, 10 minuti in macchina, ci sono due aree. Una è alla Vulpa, dove sono stati realizzati dei percorsi dedicati 4x4. In particolare sono quattro percorsi off-road realizzati in un contesto molto bello. Vengono dire che è un percorso tutto su ostacoli naturali, quindi non ci sono ostacoli artificiali, come alcune volte è necessario, sì, realizzare, certo, in condizioni fisiche, no? Quali. Qui siamo in un contesto totalmente naturale, che è molto bello. E l'altro aspetto innovativo di questa fiera, che è innovativa sotto veramente mille punti di vista, e qui lo vediamo, insomma, una fiera on the road, ma la parte bella dell'experience è che c'è ovviamente la possibilità di provare tutta una serie di veicoli 4x4 con l'istruttore che guida, con i nostri istruttori che guida, e quindi si va come passeggeri. E abbiamo veicoli della Toyota, della Jeep, della Suzuki e della Subaru. E c'è anche la novità, diciamo, del mondo off-road di quest'anno, che lancia, diciamo, la sua presenza, viene come dire, lanciata qui in questa fiera, il Granadier della Ives, no? Che cosa vedi? Un nuovo veicolo fuori strada sviluppato da questa presentata molto interessante. Presentate subito
maturato in testa. Sì, sì, assolutamente. E quindi è possibile, diciamo così, fare un giro proprio su uno di questi quattro percorsi che ti raccontavo, che poi gli sto dando un colore. Sul percorso blu girano i nostri istruttori, con accompagnato quindi tutti gli ospiti che vogliono vedere come si comportano questi veicoli in fuori strada. Gli altri tre percorsi invece, che sono il verde, che è quello diciamo meglio facile, il giallo che è quello più complesso, e quello rosso che diciamo ardo, più ardo, è possibile provare il proprio veicolo. Quindi questa è una bella novità. Normalmente in fiera non si usano queste cose, mentre invece è possibile registrarsi ovviamente e andare col proprio mezzo. L'area che abbiamo in Expo, abbiamo l'area della FIFU dove si fa la registrazione per avere le due idee. Esattamente. E si può dare il proprio veicolo. E questa è l'area Experience 1. Poi c'è l'area Experience 2 che si trova nella piazza centrale di Massarosa, vicino al comune, proprio vicinissimo, assolutamente, dove abbiamo diverse situazioni interessanti. Innanzitutto, proprio nel centro della piazza c'è il track della Jeep, che è una sorta di pista, no, mobile, che è stata allestita al centro della piazza e che offre la possibilità di un'esperienza adrenalinica. Sì, sì, perché ci sono degli istruttori ovviamente che accompagnano tutti i visitatori su questa rampa a 45 gradi. Sì. Ragazzi, se soffrite di vertigini andate a farvi un giro da un'altra parte, che andate a Gardaland, ecco. Si sale col cuore in gola e ti dico che mentre si sale si vede solo cielo. Mamma mia, chissà che esperienza. Dopodiché c'è una bascula, quindi quando il veicolo arriva e passa dall'altra parte, inizia a scendere, si ferma in orizzontale, si vede bel panorama e poi si scende giù a 45 gradi. La discesa è quasi più adrenalinica del salito. Lo spettacolo. Molto bene. Quindi assolutamente dovete però andare assolutamente a fare queste esperienze. La parola giusta è experience, perché è esperienza. È veramente una cosa da provare. Bene. E poi ti racconto ancora, sì? Perché lì abbiamo la possibilità di guidare i sub messi a disposizione dai vari costruttori che hanno detto la fiera, che sono ancora la Toyota, la Jeep, la Suzuki e la Subaru. Quindi ci si può registrare qui in fiera a Viareggio, ma anche direttamente lì a Massarosa in piazza. È possibile registrarsi e provare la guida di questi sub, non solo su asfalto, ma in off-road. Esatto. Quindi è stato disegnato un piccolo tracciato, che comunque dura una ventina di minuti. Sì, esperienza. Ed è possibile provare questi veicoli e con l'istruttore a fianco, quindi può dare delle indicazioni, e provare la differenza tra l'asfalto e l'off-road. E il risultato vi garantisco che è veramente interessante. Bello, bello, veramente cose bellissime avete fatto. Mi accennavi però qualcosa di novità, cioè una novità che vuoi darci. Beh sì, la scuola federale ha una bellissima novità, no? Per il mondo del 4x4. Cerco di raccontartela velocemente. Dai, ci piace questa cosa. Allora succede questo, che come ti raccontavo, la scuola federale ha 40 anni di storia. E in questi 40 anni ovviamente abbiamo accumulato know-how, esperienza, e anche frutto dei centinaia e centinaia di corsi di guida che abbiamo erogato a favore di appassionati, ma anche a favore del mondo professionale. Ed è quello di cui ci siamo resi conto, ma di cui si sono resi conto un po' tutti, insomma, che soprattutto nel mondo professionale mancava un po' uno strumento regolatorio dell'erogazione di questi corsi. E invece è importantissimo, perché quando ti sposti sul mondo dei pro è necessario che ci sia, come dire, un riferimento chiaro sia del contenuto dei corsi. Scusami, ti interrompo, hai detto chiaro che in Italia le cose sono tutte chiare, strano, siamo stati in controtendenza. Ma è strano, sta cosa. Comunque diciamo che abbiamo pensato che fosse il momento di fare un po' di chiarezza sia sul contenuto dei corsi e sia anche sulle caratteristiche che un istruttore che si rivolge al mondo professionale deve avere. Quindi dobbiamo cominciare a parlare di un istruttore professionista e non di un istruttore improvvisato. Sono l'istruttore. Allora come si fa a fare questo? Beh, noi abbiamo ragionato, abbiamo pensato di mettere a disposizione della collettività l'esperienza della scuola.
E quindi per fare questo e farlo nella maniera corretta ci siamo rivolti all'UNI, che è l'ente italiano di normazione, e con loro abbiamo istituito un tavolo tecnico al quale hanno partecipato ovviamente dei nostri esperti, ma anche degli esperti di normazione, degli esperti di certificazione delle competenze. E ovviamente tutto sotto l'egida dell'UNI, che ha dato ovviamente la veste ufficiale e di, come dire, di imparzialità, di salvaguardia degli interessi di tutti. E questo tavolo tecnico ha lavorato per oltre un anno e alla fine, con soddisfazione, abbiamo visto la pubblicazione di una prassi di riferimento dell'UNI, che è stata pubblicata nel luglio scorso, il luglio 2021, recentissima, tra poco, sulle prime vacanze. E subito, appena avuta la riapertura dopo questa pandemia, sì, ci affaccidiamo. Ci ha rotto un po' le scatole. Da casa abbiamo lavorato. Beh, giustamente, dai. E sostanzialmente questa prassi di riferimento è divisa in due parti. Nella prima parte vengono date le linee guida per l'erogazione di un corso di guida sicura, professionale in 4x4. Che significa questo? Che sono state messe in chiaro quali devono essere i contenuti di un corso rivolto a un pubblico professionale, quali devono essere, per farti qualche esempio, gli ostacoli, come devono essere approcciati, quali devono essere presi in considerazione, quali sono gli elementi fondamentali che non possono essere trascurati, quali sono le indicazioni legate alla sicurezza che non possono essere eluse, e via dicendo. Quindi sono stati dei criteri chiari. E nella seconda parte della prassi invece è stato messo in evidenza quale deve essere il percorso formativo e quindi quali devono essere propriamente le competenze che un istruttore professionale devi avere per poter erogare certi tipi di corsi. Veramente è un grandissimo lavoro. Veramente. Grandissimo lavoro. Cioè, io già sento le tue parole che c'è tante di quelle fatiche e tante di quelle anche parolacce per cercare di ottenere il risultato. E come ho detto in questi giorni, insomma, abbiamo parlato più volte in questi giorni, ovviamente, questo è sicuramente un grande traguardo, ma come tutti i grandi traguardi è un punto di partenza. Perché ovviamente la soddisfazione di aver contribuito a questa prassi di riferimento ovviamente è stata tanta, ma qui in avanti c'è da iniziare veramente a lavorare. Per quale motivo? Innanzitutto perché bisogna cominciare a strutturare i corsi rivolti a tutto il pubblico professionale e che siano quindi aderenti alla prassi, ma soprattutto perché questo non vuole essere l'inizio di un monopolio da parte della Federazione. Al contrario, la Federazione ha messo a disposizione la scuola federale, la selezione di tutti, questa prassi, e quindi si sta delineando adesso addirittura con Accredia, che è l'ente uno di accreditamento italiano, uno schema certificato al quale tutti poi potranno fare riferimento. Quindi se tu domani hai una scuola di sicuro off-road e vorrai approcciare il mondo professionale, potrei dire: beh, che devo fare per erogare un corso, che devo fare per qualificare i miei istruttori, come mi devo organizzare? E con lì troverai tutte le risposte. Che bello, veramente bello questa cosa, perché comunque anche la passione poi magari diventa, tra virgolette, anche una scuola. Assolutamente. Quindi puoi insegnare la tua passione, che secondo me è una cosa bellissima, perché comunque il mondo del fuoristrada è un mondo a 360 gradi, quindi trovi magari la persona diciottenne fino ad arrivare alla persona anche di 60 anni, che magari ha utilizzato la fuoristrada per andare nella sua baita, poi da lì ha cominciato a chiacchierare, a parlare, ha preso 4-5 giornali e gli è scoppiato un mondo, perché diceva: ah, posso mettere le gomme più grosse, posso fare... Certo, un mondo veramente fantastico. Bene, io veramente sono contento di averti qua da Main Stand con questa diretta live. Ci ha dato un sacco di informazioni sulla federazione, chi è il FIP, Federazione Italiana Fuoristrada. Ci hai dato degli accenni su Viareggio, quindi il primo anno di questa fiera internazionale del fuoristrada. Possiamo dire qualcos'altro? Possiamo aggiungere qualcos'altro? Possiamo dire che la fiera sta andando molto bene, siamo molto contenti, forse meglio delle aspettative quasi, nel senso che veramente c'è tanto tanto pubblico. Bene. E questo ci ha fatto piacere già da ieri, tra l'altro, perché che era venerdì. Ieri era venerdì. Mezza giornata. Esatto, non ci aspettavamo un afflusso così importante, invece direi molto bene. Oggi bellissima giornata, c'è il sole, anche domani sarà Viareggio, così. Viareggio sempre. Viareggio è veramente bene. Top. Sì, assolutamente. E ovviamente domani, ultimo giorno, quindi chi non è venuto in fiera può venire ancora domani. Domani però non c'è la chiusura fino alle 21, ma c'è la chiusura 18, giusto? Esattamente. Quindi anche la Experience? Alle 18. 18. Tutto alle 18. Quindi ragazzi, se avete ancora la possibilità di venire a Viareggio, venite all'Experience, all'Area Expo e vi fate un bel giro
alla famiglia, vi godete anche la bellissima città di Viareggio che ha ospitato la, questa bellissima fiera FIF 4x4. Ragazzi, grazie ancora. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Possiamo fare... Adesso ragazzi, vi faccio vedere il Nano. Nano LED, ve lo presento. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie. Recupero le mie cose. Vai, vai pure. Oh, grazie. Spero sia andata bene. Assolutamente. Ciao. Allora ragazzi, siamo ancora connessi e vi concludo la live con la presentazione del Nano. Voilà. Anzi, vado più vicino così almeno vi faccio vedere qualcosa di più vicino. Voilà. Allora, il Nano. No, questi sono i miei. Occhiali. Lo lasciai qua. Occhiali, occhiali. Questi? No, questi sono i miei, gli occhi sono i miei. Che cazzo li ho messi? Vai, qualche tasma, lo eccoli trovati. Voilà. Ciao. Eccoci qua ragazzi, tornati. Il Nano, che poi presenterò molto più nel dettaglio in sede aziendale con tutti i test termici, test di lux e tutta compagnia bella. Voilà, Nano, come vedete, già il packaging della Rio World Italia, molto piccolino, come dice anche la parola Nano. Voilà. È stato fatto un prodotto molto interessante perché è praticamente alle stesse dimensioni del prodotto, per esempio, H7. Voilà, eccolo qua, H7, quanto riguarda sono praticamente identici, la potenza del prodotto non è come un Sirio, non è come un Radiator per esempio che ha il raffreddamento liquido, però sicuramente è un buon prodotto per poter sposare su fin di nebbia, su faro abbagliante o su faro anche direzionale. Io lo sposerei molto di più per quanto riguarda i fari di scooter o di moto, sempre se non avete un viaggio in notturno. Quindi, dissipazione passiva, eccolo qua, base H7, base H18, ok? Interessante soluzione tecnica, è stato usato la ceramica per la dissipazione termica. Quindi sicuramente non è un prodotto uguale all'altro perché ha un qualcosa in più rispetto agli altri. Ricordo che tutti i prodotti della Rio World Italia sono brevettati i disegni, quindi non possono essere copiati. Eccolo qua. Ciao. Quindi, Nano, purtroppo solo base cassette, packaging, cosa è stato fatto? A parte le dimensioni che sono come una lampadina cassette, dentro la confezione hanno messo il LED in omaggio, che vi faccio vedere. Quindi è una cosa simpatica, che mi piace molto anche condividere. Rio World Italia ha ancora fatto assolutamente una grande eccellenza. Eccolo qua. Voilà. Lampadina piccolina. Eccolo qua. Lampadina cassetta in omaggio, quindi sicuramente ci sta. Voilà. Bene, questa è una piccola presentazione per quanto riguarda il Nano, che è già presente sul nostro shop online su base H7 H18 e niente, potete acquistare direttamente al nostro shop online. Arriverà a breve il test conclusivo, test di lux, di lumen e termico del prodotto Nano, poi andiamo a vedere bene in dettaglio tutte le misure, quindi andiamo a fare poi un pacchetto concluso del Nano. Eccolo qua, il Nano. Domani vi faccio vedere il B-Radiator, ancora connessi sempre su YouTube, per le live ancora con ospiti e poi per il B-Radiator. Ragazzi, che ore sono? Sono le 6, adesso mi apro una bella birretta. Ci vediamo domani. Ciao ragazzi, alla prossima! Non guardate.